Mi sto filmando. L'ultimo giorno di scuola 2020. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Alice e Giadina, Sabrina e Gabriele l'avete visto prima. Buongiorno. Eccoci in macchina. Allora, prima di partire per andare da Sara, mi sono dimenticata di prendere il cappotto io, ma va bene. Sono belle che è andata, solo che se lo dico a Manuel. Cioè. E praticamente ho pulito la stufa perché si è spenta, perché era troppo piena. Poi cambiato pia, cambiato la bendina. Fasciato il regalo per Sara, perché uno l'avevo già preparato ieri, perché praticamente era già fatto da prima, quindi gli ho messo solamente due nastrini e basta. Invece l'altro lo dovevo proprio fasciare, e quindi l'ho fasciato stamattina, perché ieri sera ero cotta, non ce la facevo veramente neanche tenere gli occhi aperti. Siamo riusciti però ad andare a dormire a mezzanotte, il che è un evento straordinario. Ma perché? Basta solamente che mi organizzo un pochettino prima, alla sera, quando che non lascio. Cosa è successo alla mia macchina? Che guardo cos'è successo. Tutto ok, non è successo niente. Boh, quindi andiamo. Boh. E appunto stiamo andando da Sara. Stamattina comunque abbiamo già fatto un sacco di cose, tra le quali anche dare colazione a Pia. Giorgia sta facendo le video lezioni anche adesso, e le stava facendo anche a casa. Manuel è rimasto a casa a fare le sue video lezioni. Io spero che le faccia bene, perché se no le prende. A gennaio sinceramente spero che tornano in presenza, perché ne hanno bisogno, ma ho dei seri dubbi visto come si stanno evolvendo le cose. Però la speranza è l'ultima a morire, giusto? Quindi incrociamo le dita che le cose vadano sempre meglio, perché ci pensavo anche l'altro giorno, guardando un video di un po' di tempo fa, a quanto uno poi alla fine dà per scontate certe cose che fino a un anno fa erano assolutamente normali, quindi andare in giro senza la mascherina, potersi abbracciare come se niente fosse, quando uno ne aveva voglia, mentre invece adesso a tutte queste cose qui devi stare attento. Devi andare a metterti questa mascherina sulla faccia, che a riconoscere la gente con la mascherina, se non hai un po' di memoria visiva e quindi magari riconosci lo sguardo, così è difficilissimo. Qui c'è un po' di nebbia e niente, comunque è veramente una cosa bruttissima questa cosa qui della mascherina. Ovviamente si fa perché ci aiuta, cioè ci protegge, però certo che non sarebbe male tornare come stavamo prima, poter andare in giro tranquillamente, uscire quando uno vuole senza dire sono zona rossa, sono zona arancione, zona verde, zona blu, zona gialla. Speriamo che prima o poi torniamo a vivere come prima. Comunque certe volte appunto ci danno per scontate delle cose, no? Che sembrano normali, ma che poi nel tempo, come adesso che ci vengono a mancare, mi sono accorta che proprio guardo queste cose qua con nostalgia, no? Dici, quando si poteva ancora, potevamo ancora abbracciarci, stare tutti vicini, e adesso invece non si può più. Comunque vabbè, smetto di chiacchierare, oggi sarà una giornata un po' così, non vedo l'ora che arriva al frigo oggi pomeriggio, che poi ovviamente ve lo faccio vedere subito. La TV invece penso che
Maurizio la metterà su, non credo oggi, ma penso che aspetterà di essere a casa poi in questi giorni. E tanto non è che c'è fretta. Niente, quindi ci vediamo. Aspetta un attimo. E qui c'è Giulia che fa la nanna. Qui c'è Pia. Ciao Pia. Là c'è Giorgia. E io adesso, tanto che l'aspettiamo, gioco un po' a My Caffè. Eccomi in postazione ad aspettare i bambini che arrivano dall'ultimo giorno di scuola. Per questo 2020. Però comunque sempre dall'ultimo giorno di scuola. Un po' di vacanze finalmente. Per fortuna hanno tardato, così siamo riusciti a mangiare tranquillamente. E poi qui vedete che levo tutta la roba dal frigo, in modo da farglielo trovare pulito e vuoto a loro arrivo. Ovviamente non mancano mai i minuti per dare le coccole ai cani e ai gatti. Aggiornamento, ho svuotato il frigo perché il freezer, la parte del freezer l'avevo già svuotata ieri. Ho staccato già anche la spina. Qui vabbè, lasciamo stare che abbiamo appoggiato della roba qui e non... Qui ci sono i panettoni che vogliamo regalarli a quelli che ci portano la roba. Qui c'è la roba che ho tirato fuori dal frigo, la lavastoviglie che sta andando e il lavandino ancora così perché c'era ancora della roba di ieri e quindi ci ho messo questa e adesso l'ho fatta partire. Perciò aspettiamo che arriva il frigo nuovo e poi ve lo faccio vedere. Visto che stanno tardando ancora un pochettino, vado a mettere a posto lì sopra, così almeno perlomeno quando entrano non c'è troppo casino. Il pavimento pulito, lavato ieri e niente, quindi facciamo qualcosa per rendere questa cucina un po' più presentabile. Fuori davanti è così, cioè è talmente lucido che mi ci si vede anche a me. Qua. Poi apriamo il frigo ed è fatto così e dentro è così. Sì, vabbè, dove c'è la roba che le bambine piccole non devono toccare, il posto per le bevande. Sì, ma poi qua c'è questo ripiano qui che si può tirare avanti, qua c'è il cassetto che dice per la frutta e la verdura, poi qui dice, ma perché non si vede niente? Ah, ecco, mi metto la luce così si vede meglio. Lì ci sono dei pezzi di polistirolo che adesso poi andiamo a levare. Basta se lo cuciniamo. Qui c'è il cassetto per mettere la carne, il pesce e la verdura. Poi qui c'è la porta con la parte per mettere le bottiglie alta, la fare per le uova e poi tre scompartimenti. Poi sotto c'è il freezer. Ta-tan. Che ha tre cassetti semplicemente e sono molto pesanti. E boh, e poi ci sono i la formina per fare il ghiaccio e basta, è così. Nuovo, bellissimo. Bellissimo, adesso mi metto lì e lo pulisco con l'aceto e boh, e poi quando arriva Maurizio lo accendiamo. È veramente bellissimo. Multi air flow total no frost. Flow. Non levare che spacchiamo qualcosa. È un A più 3 più, quindi migliore.
si dice LG. Ma dove? No, già ti intendeva la marca. Ah. E poi 277 litri, naturalmente fanno piangere Pia, quindi vado. E qui ci sono già delle bellissime ditate, amerò tantissimo questo frigorifero. E poi le maniglie sono molto belle. Abbiamo levato il polistirolo, gli imballaggi e tutto, e qui c'è questa cosa qui, questa maniglietta, che praticamente si sposta. E può andare tutta su fruit, tutta su vegetali, oppure fare metà e metà come farò io. E anche questa da basso qui. Molto carina. Amo il nuovo figo. Veramente carina. Abbiamo levato tutto quello che potevamo. Adesso appunto pulisco. Così poi quando arriva Maurizio accendiamo e rimetto la roba nel frigo. Dovete vederlo, guardate che bello da fare per fare i cubetti, guardate che bella che ha la forma in fondo. E poi c'è anche il cassetto super profondo per buttarceli dentro la vaschetta. Ma sei bellissimo, eh? Guardateli di qua. Io li adoro. Wow. Va bene. E per fortuna, almeno adesso abbiamo il frigo nuovo, che quello là perdeva i pezzi per strada. Comunque bisogna pulire. Allora, eccomi tornata, sono andata a fare due consegne di Verochet e adesso sono adesso finalmente pulisco questo frigo, così appena arriva Maurizio lo accendiamo e ci posso ributtare dentro questa roba, perché sennò tra un po' va male tutto. Mi sono dimenticata di farvelo vedere, ma prima ho guardato dei video, poi mi ha chiamato mia sorella e io mi sono dimenticata di farvi vedere quello che ho preparato per cena. Per noi abbiamo orzo e... no, non è vero. Farro perlato e zuppa mista di cereali. E ho fatto il risotto, l'orzotto praticamente con questa. E invece per Maurizio e Gabriele il risotto... con sugo passata di pomodoro e cubetti di prosciutto. E questa qui è la nostra cena. Bene, il frigo è fantastico e quando apri questa luce è inebriante. Comunque adesso andiamo a mangiare anche un po' di quark e adesso vanno ad aggiungere del parmigiano e poi il piatto praticamente è finito, ma dentro al risotto ho messo un ingrediente segreto. Allora, visto che ci siamo, oggi mi è arrivato questo pacco e volevo farvi vedere che cosa ho preso. Ho ordinato su Amazon, ma viene proprio da uno shop, da uno store folletto. Ho preso i sacchetti, ma c'era questo pacco con 12 sacchetti, poi questi che penso siano i filtri, perché me l'ha dato mia madre il folletto, non ho mai avuto un folletto io. Poi questi che non so cosa siano, se voi sapete cosa sono fatemelo sapere. I profumini, l'unica cosa che conosco sono quelli. Qua c'è scritto quello che c'è dentro. E poi i sacchetti, sono due pacchi da 6.
6 più 6 fa 12. Perché così almeno non dobbiamo stare a svuotarlo. Ci sono due cosi così di profumini, poi questi due e questi due, ma io non so cosa servono. Questi. Boh. Comunque, in tutto ho pagato 16 euro, in tutto 19,90 euro con la spedizione. Però proprio il pacchetto costava 16,90 euro, mi sembra. Quindi niente, volevo farvelo vedere. Pia è super agitata. Adesso, visto che oggi Sabrina e Giorgia hanno finito i quadretti. Ma hai fatto anche il 22 e 23? No, sono il 22 che abbiamo fatto, che oggi. Ah, ok. Bravissima. Allora, adesso andiamo ad attaccare i quadretti fino ad oggi nel pixel art. Prima metto via questo, ovviamente. Pia è un po' agitata. Ed ecco quello che finora hanno fatto del pixel art. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao! 1, 2, 3, come on!